Sir Pietro, benvenuto in questo nuovo video. Facciamo qui un nuovo video reaction, perché adesso è bello fare video reaction, diciamoci la verità. E oggi reagiremo a Madagascar e Escape to Africa, la comparazione di tutte le versioni, quindi Nintendo DS contro PS2, contro Wii, contro PS3, contro PC. PS3 alla fine è uguale alla 360, quindi non scandalizzatevi che hanno escluso Xbox. E quindi abbiamo il video per la coverità di posizione che è creata da Loop M-Pro, penso si pronunci così, ma vabbè. Questa qui è la home di quello del Nintendo DS. Questo è quello per PlayStation 2. Guardate l'acqua com'era. La Wii già aveva una grafica molto più avanzata, sicuramente. Questo è per PS3. The giants ruled the far-off kingdom of New York. Then this stripy one, who longed to see his homeland, got everyone stopped and to wake up Mr. Alex. Wakey, wakey, eggs and steaky. Oh no, I'm having that dream again. This is no dream, my friend. King Julian is alive and well and taking pictures for our new brochure. Wake up, Mr. Alex. Wakey, wakey, eggs and steaky. Oh no, I'm having that dream again. Guardate la Wii, comunque c'aveva già. This is no dream, my friend. Wake up, Mr. Alex. Wakey, wakey, eggs and steaky. Oh no, I'm having that dream again. This is no dream, my friend. King Julian. Addio, Mr. Alex. Addio. Perché sta lingua? Perché lui l'avrà scaricato su PC. No, gli metterà la lingua del dispositivo. Probabilmente quello che ha fatto il video è straniero. È sta lingua, insomma. Va bene, facciamo finta che stia parlando inglese. Questa qua è la versione PC. Addio. Usciti, Dion. Oh, niente. Опять этот сон. Это не сон, друг мой. Король Джулиан. Not enough good pictures of PS2. Comunque, la PS2 ha abbastanza downscalato la grafica per adattarla. Ed è venuto un buon lavoro, devo dire la verità. Questa è per la Wii. Secondo me è proprio perfetto per la grafica della Wii. L'hanno sforzato proprio al massimo. PS3 360 direi abbastanza anche questa. Purtroppo c'è l'illuminazione che è un po'. Cioè, perché qua soltanto dove sta la farfalla illuminato a terra? Il resto è tutto scuro. Per il resto diciamo che è fatta bene quella versione. Che è quella che ho giocato pure da piccolo su 360. E questa è la versione per PC invece. Guarda se tutte le musiche insieme, un casino. E questa qui è per il proprio Nintendo DS. Comunque c'è un gioco 3D per Nintendo DS, non è che si vede spesso. Quindi fatto bene, cioè. Questo è quello per PS2. Aspettate, fermiamo un attimo. In un punto in cui si vede. Ecco. Questo è per Nintendo DS. Questa è PS2, questa è Wii, questa è PS360, questa è Windows. Ovviamente la versione per Windows è quella migliore.
ma non quanto la mia remastered. Comunque guardate, c'è come l'hanno scalato su PS2. Guardate proprio modelli poligonali, l'acqua, il pavimento, ma proprio il modello di Alex. Poi per il DS, vabbè, hanno fatto immediatamente un altro gioco. Se poi sembra un gameplay per il DS, però è fatto bene per un gioco per il DS. Devo dire la verità. Va bene, capito tutto. Questo è PS2. Oh, però, cioè, se tu ci giochi non ci fai più di tanto caso che la grafica faccia schifo. Dai, non è che... cioè, l'hai fatto bene, dai. L'hai fatto bene, un po' di... Deve arrivare un annuncio, tra l'altro. Ci ho saltato. Ho fatto un bel taglio. Mi sono ammortino, ma se ne è parlato. Cioè, per la Wii ha una bella atmosfera, cioè, è fatto bene. Ti devi contare che la Wii comunque c'ha, non c'ha molte potenzialità come hardware. Invece, 1660 era fatta molto bene come versione. A me non piaceva molto, come ho detto, la luce, l'illuminazione, la texture dell'erba pure. Non mi piaceva molto perché l'erba non si muoveva. Vedete, l'erba rimaneva fissa. Invece nella mia remastered si muove anche. Ed è fatta pure molto meglio, ovviamente. Anche nella versione PC finale dovrebbe essere finale. L'erba non si muove, vedete? Oh, ho fatto una bella aggiunta, come vedete. Vamo a vedere con 7 accelerano, che è di con cui vale si accelera la versione PC. Oh, però guardate per PS2 se no. Per la Wii non è un botto bello, lo dico, se non è un botto bello sulla Wii sto gioco. Guardate la faccia di Marti rimane. Chip di bonus balloon! Stesso PC. Madonna, quando appare la persona. Comunque secondo me è stata resa in 16 noni nell'editing. Guardate come si vede. È tipo wide, se vogliamo dire. Un botto wide. Per Wii però c'ha il coso delle monete un botto ritagliato, cioè guardate come ho fatto male. L'hanno preso dalla versione PS2 e ci hanno cliccato sopra, non manco a schierarlo, cioè. Come ho detto, secondo me la versione migliore, senza contare le remaster e le mod grafiche, è quella per PC. Perché questa qua PS3 c'ha l'illuminazione che non mi piace. Questa qua per PC almeno più godibile sicuramente. Anche se penso che ci ha portato qualche mod grafica quella sinceramente. Però soltanto penso a... sì, infatti guardate. Una piccola mod grafica alla Stone. Ma niente di che secondo me, perché comunque ha upscalato alcune texture in HD. Molto diversa da quella PS3, però per il resto ce ne ha soltanto fatto quello. La versione PS2 sembra un colpo a cuore che fa abbastanza schifino, mi spiace dirlo, però è troppo wide. La Stone è un botto moddato, cioè. Bene. L'acqua sembra di no. L'acqua alla fine è così, dovrebbe essere. Vabbè ragazzi.
per questo video è tutto. E spero vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!